Ciao, benvenuti intanto in un nuovo video. Poi voglio assolutamente sapere da voi com'è questa postazione un po' improvvisata, però avevo solo da mostrarvi gli swatch di due palettine ed tirare fuori tutta la postazione sarebbe stato quasi impossibile. Quindi fatemelo sapere voi come sembra. Ho anche messo il microfono per aumentare la qualità comunque del microfono che c'è nella fotocamera. Speriamo, così magari col doppio audio importo le doppie clip. Proviamo tutto. Allora, sì, devo. Ah, fatemi sapere anche come sono le luci, prego, perché io qui ho tre luci e sono quasi abbagliata. Palettine nuove. Allora, intanto partiamo da questa perché Messauda, brand made in Italy, dalla qualità fantastica ed è uscita con la nuova collezione Bohemian. Bohemian. Dunque, intanto di questa collezione, e sì, ho tanta pazienza, ma devo appoggiare tutto qua dietro. Di questa collezione che adesso vi mostro, è uscito anche il rossetto che si chiama Violet Idol, che è questo. A mio avviso è molto bello. Qui non so dove appoggiare la roba e non vorrei mai che mi cascassero le palette. Sembra così. Sì, ok, una cosa buona di queste luci, anche se mi stanno flashando, è che tengono i colori originali e fedeli, quindi mi piace. Visto così sembra molto scuro, invece è un vinaccia. Bello, bello, bello. Metto dentro. Ma andiamo con la palette, perché ne è stata molto parlata. E allora guardiamola. Ah, scusatemi, tutti i prodotti mi sono stati inviati, per correttezza lo dico. Ed è con i brand Made in Italy. Dovevo farlo prima. Dovevo farlo prima. Allora, nuovamente i brand Made in Italy tendono ad contattarmi. E questa è la palette. Guardatela. Cioè, questo velluto soft touch è bellissimo. Ci domandiamo quanto durerà pulita? Meno che zero, ma è bellissima. Allora, si presenta così con lo specchio e i colori sono questi. No comment. E allora iniziamo subito a provarli. Partiamo come al solito, quindi Boudoir, Burlesque e Velours. Ok, poi andiamo con Absinthe e per ultimo, aspettate, sono 9, quindi per ultimo Rhapsody. E andiamo a swatcharli. Se mi cade la palette entro la fine del video, sapete, non continuo. Non continuo la frase perché è meglio. Allora, pigmentati per adesso, poco polverosi e per ora c'è questo che si chiama Absinthe. Come faccio le swatch io e come faccio le promozioni io, che sono spettacolari. Di tutti questi troviamo che il più polveroso è il marrone, quindi Velours. Ok, ma la qualità c'è. Perché non mi sono preparata con la mia meravigliosa salviettina? Non lo so, perché adesso andrò a macchiarmi tutta e oltretutto io voglio un like solamente per il fatto che sto registrando un video swatch di palette di ombretti con una maglia bianca. Solo per questo io voglio un like, grazie. Allora, intanto che mi pulisco, vorrei sapere da voi se conoscevate il marchio Messauda, che è partita con gli smalti, ma alla fine con il. Ho dimenticato di spegnere la lavatrice. È molto professionale se la lascio andare. Non tanto, vero? Ok.
un attimo. Dimostrazione pratica che se cercavate un video professionale, cambiate canale, ma se volete un video chiacchiericcio dove comunque vi mostro alcuni prodotti perché con il lavoro che faccio ho la possibilità di testare e provare tanti prodotti e mi piace condividerlo con voi, ed è per avere anche la possibilità di parlarvene, di mostrarli, di condividere come se foste un po' le amiche, due chiacchiere, intanto potete scegliere se è così, vedere se vi può piacere i colori, la qualità, e scegliere se comprarla o meno, allora è il video giusto. Dunque, stavamo dicendo che il marrone, che è Velours, è un pochino polveroso, ma ci sta. Nel mentre si è asciugata la mano, gli swatch sono ancora qui, e andiamo avanti con Moulin Rouge, molto cremoso, Corsage, che vi mostro subito che bello, ma Cancan anche questo. Allora, sono belli, ma vedete? E andiamo con l'ultimo, Gepier, che è un nero opaco. Questi sono i colori e adesso li vediamo. Allora, mi pulisco la mano tutto in diretta e ne parliamo. Il nero opaco è stupendo, ve lo dico subito, ma adesso ve lo mostro. Quelli shimmer sono belli ma polverosi, e cerco di mostrarvelo. Allora, nero opaco, che è Gepier, spettacolare, eccolo qua, Cancan e Corsage, si vede perché si è già macchiata la scritta, belli, ma guardate che è già venuto il solco, molto polverosi. Cancan poi è tremendo, un qualcosa di più appiccicoso, tipo un correttore o un ombretto liquido, sta molto meglio. Moulin Rouge belli, ma io ve li ho mostrati. Belli, allora è una buona scelta colori, effettivamente sta bene anche su di me, mi piace. Il colore che preferisco assolutamente è Absinthe, questo qui, ma anche, esatto, sì, buono da dire che anche il più chiaro, Boudoir, comunque si vede, quindi perfetto anche sopra la rima sopraccigliare. Secondo me colori con il rossetto ci stanno, e questa la mettiamo qui. Andiamo a pulirci nuovamente la mano, senza trucco, senza inganno e soprattutto senza tagli, perché vi devo mostrare un'altra palette. In questo caso mi è stata inviata da Sephora, con cui collaboro, in occasione di una promozione in cui facevano alcune palette scontate del 50%, solo che il pacco si è perso nei meandri di Bartolini, si è proprio perso, quindi ora che mi è arrivata avrei dovuto fare un post dove pubblicizzavo questo fatto che c'erano gli sconti del 50% sul brand. Il brand in questione era Urban Decay, che aveva tutte le palette scontate al 50% tranne le novità. Io l'ultima la sto mirando, che è uno spettacolo, ed è tanto che non compro io palette di Urban Decay, ma questa è la Naked Honey, e sinceramente io sì, l'ho vista ma non l'ho provata, quindi grazie. E niente, comunque, raccontandovi questa storiella, intanto che apro la palette, vi dico che c'era lo sconto del 50% su buona parte delle palette, quelle delle edizioni passate, quindi non sulle novità, ma me l'avevano inviata questa perché facessi fare un post video stories, quindi seguitemi anche su Instagram, mi raccomando, perché è lì che ci sono le novità del momento, in modo da promuovere questa cosa. Ma De Bartolini si è perso la palette in giro per i meandri, ma hanno talmente tanto lavoro, non solo Bartolini ma tutti i corrieri, che sinceramente già il fatto che mi portino la roba, anche se non si sa quando, ma che me la portano, e quando me la portano tutti i giorni, io un corriere ce l'ho tutti i giorni, ed ho una cassapanca di cose che non vi faccio vedere per pietà. E
Ora che me le manda ed è... Cioè, cosa stavo dicendo? Sì, stavo facendo un pregio ai corrieri perché davvero riescono a consegnare tutto e davvero sono, secondo me, messi alle strette. Quindi so che delle poste hanno fatto degli scioperi, ma le poste, sinceramente, quello con cui mi trovo meno bene in assoluto. Poste SDA, che è del gruppo Poste, tutt'altra storia. Non so perché, ma è così. SDA, ed è spedito ieri, consegnato oggi. Ma il fatto che riescono questi santi corrieri a portarti la roba, e io sono nei meandri del... Ma comunque non vengono solo per me, perché comunque anche quello dopo hanno sempre un sacco di pacchi. Non ve lo dico questa storia perché è un'altra cosa. E riescono a fare due chiacchiere, due alla veloce, mentre comunque scaricano i pacchi, io me li prendo su e li carico io. E quindi comunque sia fanno due chiacchiere, sono sempre gentili, sono sempre disponibili. Ode ai corrieri, i miei assolutamente. Ma questa paletta è andata dispersa, quindi alla fine io su Instagram ho fatto uno stories con tutt'altro, mettendo il link e tutt'altro, e la paletta è arrivata adesso e io non ce l'avevo, e quindi la guardiamo perché... Ed è, ci può piacere. Allora, Naked Honey, bellissima la presentazione. Ora la apriamo. Era tanto che non vedevo una palette dell'Urban Decay. Specchio, ecco, una cosa che è che non riesco a girare di più lo specchio. E di là c'è il pennello, doppio pennello. Questi qua hanno una qualità davvero molto alta. E vediamo la palette, ma io come me la posso fare vedere senza fare troppo riflesso? Perché queste benedette palette non si possono rigirare completamente per rimuovere lo specchio. E allora noi facciamo così. Ok. Salve. Ehi là. Allora, io direi di andarla a swatchare tutta e vediamo se la qualità c'è, mi può piacere anche la palette. Partiamo con Fly By Sweet Swarm Amber e Keeper. E iniziamo già a vedere che qualcuno, vi dico subito che è polverosa. Ma noi andiamo a provare. Allora, no, prima ve lo faccio vedere. Ok, allora gli opachi sono polverosi e fanno fallout. Bella, la qualità c'è. Qual è l'ultimo che ho messo? Che non pensavo. Keeper. Non pensavo. Dove sta Keeper? Questo qui. Non pensavo e invece mi piace. Ma noi andiamo avanti. È tutta su questi toni comunque. Bella, ma è tutta su questi toni. Noi andiamo avanti. A questo punto proviamo Golden. Honey. Queen, Hive, gli ultimi tre li teniamo in fondo. Allora, perché soffio? Perché? Non so se si è capito. Andiamo avanti, quindi. Perché è così polverosa? Perché è così polverosa? Perché? Perché? Perché è bella? Perché sicuramente Honey è davvero bello, è proprio un dorato, anche l'altro che adesso prendo e vi leggo. Ma perché sia gli opachi sia i shimmer sono così polverosi? Bellissima, eh? Allora, Honey è il secondo.
Poi c'è Queen, che è super polveroso. Gli opachi sono polverosi, i glitter vengono su tanto. Allora, drip, gli ultimi tre, drip. HBIC e Sting. Sono questi tre. Io adesso vorrei farvi vedere come è messa la palette. E come sono messi i miei pantaloni. Li mettiamo qui laterali. Allora, questa postazione non è la cosa più comoda del mondo per fare gli swatch. Perché ho pensato di fare gli swatch qui? Non si sa. Non avete idea di come sono messi i miei pantaloni, perché normalmente qui ho un tavolo, oggi no. Allora. Bella. Molto bella. Su di me sta benissimo. Gli opachi, alcuni sono più pigmentati, altri meno. Sono tutti comunque sia, vedete, sui toni caldi. I shimmer sono, una volta applicati, luminosissimi e penso di amarli. Sono polverosi, tanto, ma tanto, e fanno tanto fallout. Perché questo? Perché una palette di Urban Decay, che se non sbaglio a prezzo pieno deve costare sui 58 euro, deve essere così polverosa? Perché c'è? Ci sono sinceramente rimasta un po' male. È vero che hanno tutte texture super scriventi, super sfumabili, super modulabili. Adesso sto facendo un mix boccioso, proprio belle, 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 ma mi aspettavo sinceramente una cosa meno polverosa. Un esempio, la palette che abbiamo swatchato, quella di Messauda, ed è comunque eye shimmer che sono meno polverosi e sono sempre pigmentati. Mistero, questo è un gran mistero. Ci sono rimasta sinceramente un po' male. Ovviamente la qualità c'è, Urban Decay è sempre di ottima qualità. Scontato del 50% o del 30%, comunque uno sconto importante ci sta. A prezzo pieno 58 euro. Almeno che non siate collezionisti, mi chiedo perché. Ok, a questo punto, ok, sono curiosa di sapere se proverete la palette di Messauda, questa, la nuova linea collezione Bohemienne, che oltretutto è un made in Italy, cruelty free, vegan, ne ha di tutte, e mi sembra una buona palette sinceramente. Ah, la palette si chiama Rive Gouache, l'ho vista adesso. Sono bravissima io a fare le presentazioni, e ditemi anche la Naked Honey cosa ne pensate, perché io sinceramente sono molto attratta dall'ultima, quella un po' cyber. Ed mi piacerebbe tantissimo provarla, ma ditemelo voi, se per caso l'avete provata, ditemelo voi. E niente, a questo punto io chiudo con il video, anche perché queste luci mi stanno leggermente accecando, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!